comando, poi emerge abbastanza subitamente il nuovo 4 di Microcrone con all'esterno Mega Play, perché alla corda rimane il senso di che poi via via gli altri, la terza posizione alla corda è per Mori Chemino, che però cederà la posizione all'avversario quando siamo completamente al primo quarto di gara, abbastanza veloce con Microcrone che con fino ad tenere il comando, ma il suo esterno sotto insidiosa Mega Play che arriva al paletto dei 600 in un rotondo 43 e mezzo quando siamo adesso all'imbocco della seconda curva con ancora Omega che attacca a fondo Microcrone. Vediamo fuori anche una prima metà di gara sicuramente molto molto veloce, l'ordine 59 con Mega Play che finalmente passa nei confronti di Microcrone, poi adesso stessa della corda Monti Vesì, la squalifica anche per Monti, per Maric di no, con adesso sempre al comando quando mancano 500 metri al traguardo a Mega Play. Ora si va a vedere per l'esterno a Narnitz che cerca di andare su Mega. Narnitz che in terza corsia cerca di sfilare a metà della piegata conclusiva, Narnitz che si ritrova ora al comando, mentre più indietro faticano gli altri a intervenire, c'è Monti Vesì, poi ci sono via via tutti gli altri con Narnitz che ha tre di margine in diritto d'arrivo, deve portare fino alla palla, all'esterno si fa vedere il numero 9 di Overtop Flying. Nella finale Narnitz che viene comunque a concludere bene nei confronti di Overtop Flying per il terzo, forse all'interno del centro giusto oppure Morrison Ram.